gli alunni dell'Istituto Antichi di Grosseto che sono una consistenza abbastanza forte perché l'argomento è molto interessante. Sapete che questa conferenza del Rotary Club Grosseto è sui social network, quindi sarete tutti molto interessati perché tutti voi utilizzate questi mezzi anche quando siete a casa, anche in ore abbastanza avanzate della notte, quindi siete tutti abbastanza al corrente di quello che sono. Mi auguro che qualcuno di voi abbia qualche curiosità al riguardo, perché stamani abbiamo con noi, oltre al presidente del Rotaract, Rocchi, Valerio mi pare, vero? Alessio Rocchi, abbiamo altri esperti del settore informatico per l'associazione Guru at Work, a cui a voi avete partecipato per numerosi anni di fila, addirittura mi pare alla prima edizione. Quindi Ludwig Bargagli, che conoscete tutti, poi l'assessore Luca Ceccarelli, assessore alla pubblica istruzione, che ora sta facendo forse l'intervista, poi l'avvocato Giuseppe Nicosia, quindi per gli aspetti legali potete rivolgervi a lui, il responsabile della polizia postale di Grosseto, l'ispettore Stefano Niccoli, l'ispettore Vincenzo Botti, responsabile della sezione polizia ferroviaria di Grosseto, laureato in criminologia, e Giampiero Valenza, direttore di Dubidù, il primo quotidiano per ragazzi. Io non so quanti di voi abbiano mai visto questo giornale, è un giornale che utilizzano moltissimo nelle scuole elementari, quindi penso che la vostra frequenza potrebbe essere anche importante perché potreste dare sicuramente il vostro apporto. Mi dispiace ora che l'assessore Ceccarelli non è presente, ma mi corre l'obbligo di ringraziarlo sentitamente per gli interventi che ha effettuato nell'ambito della nostra scuola, in particolare soprattutto riguardo agli alunni. Eccolo, assessore Ceccarelli, ecco, volevo ringraziare pubblicamente per la disponibilità nei confronti degli alunni di questa scuola insieme alla dottoressa Stellini. Entrambi mi hanno ricevuto più volte per risolvere il disagio di alcuni ragazzi che frequentano questo istituto. Mi sembra che questa non sia una cosa da sottovalutare, perché quando l'amministrazione è così vicina ai problemi dei singoli vuol dire che ha a cuore la popolazione scolastica. Non entro in merito, ringrazio di nuovo, non entro in merito a questioni del social network perché non so di che cosa si tratta, anzi ascolto volentieri. Vi ringrazio di essere venuti, io sono il presidente dell'associazione Guru at Work, collaboriamo da un sacco di tempo con la polizia postale e con la rivista Dubidù per fare questo tipo di interventi dove parliamo di quello che può accadere su internet, sui social network, sui blog da tantissimi punti di vista, quindi da quello della comunicazione, da quello normativo, da quello della sicurezza informatica. Aspettiamo un attimo che Alessio abbia finito l'intervista, passo la parola per i saluti all'assessore Luca Ceccarelli. Io brevissimamente, semplicemente per ringraziare la vostra preside, la scuola e naturalmente tutti voi che siete qui, spero che in questa giornata riusciremo a darvi un po' di informazioni utili. Ora io mi rendo conto che
per quanto riguarda l'argomento social network, siete espertissimi, speriamo di darvi qualche spunto in più, magari qualcosa che nell'utilizzo quotidiano non avete sperimentato, o almeno questa è la nostra ambizione. Mi fa piacere essere qui anche come comune, vi porto naturalmente il saluto del sindaco, perché il comune vuole essere al vostro fianco nella vostra avventura sulla rete e nei social network, perché stiamo facendo uno sforzo, e sapete quanto è difficile per chi fa un lavoro come il nostro nelle istituzioni, stiamo facendo uno sforzo per rapirci anche al contributo di tutti i cittadini, anche di voi ragazzi. Stiamo cercando cioè di non fare come spesso succede, per cui la politica è lontana e alla fine non vi interessa perché è qualcosa che sentite veramente fuori da voi. Stiamo cercando di fare uno sforzo per accogliere quelli che sono i vostri pensieri, i vostri suggerimenti e magari riuscire anche a darvi una mano e fare qualche piccolo progetto insieme. Per cui questo è uno dei tanti motivi per cui mi fa piacere essere qui oggi e speriamo che sia una giornata interessante. E tutte le attività che facciamo come associazione le potete trovare per seguirci su Facebook. Vedete la pagina in questa dell'associazione. facebook.com/curetwork. Se cliccate su mi piace seguite le nostre attività, quindi tutti informati su convegni, su quello che facciamo, i corsi, spesso organizziamo corsi gratuiti. Poi abbiamo il nostro sito internet www.guruatwork.com e lo stesso qui segnaliamo tutte le nostre attività. Anzi, se qualcuno è interessato a partecipare con noi alle attività, a far parte della nostra associazione, basta che ci mandiate un'email o un messaggio su Facebook e poi entriamo in contatto. Do la parola a Alessio che fa la presentazione per il Rotary. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessio Rocchi, sono il presidente del Rotary di Grosseto. Ringrazio innanzitutto l'istituto e la preside che ci ha ospitato qui oggi e ringrazio anche i nostri amici del Good Work e tutti i relatori che stamattina sono venuti qui a fare il loro intervento. Spendo due parole velocissime su quello che è la nostra associazione, poi vi passo la parola a Ludo. La nostra associazione essenzialmente si occupa di molte cose, principalmente operiamo sul territorio locale al fine diciamo di fare dei servizi, ovvero cosa intendo per servizi? Qualcosa che vada a beneficio della comunità. Operiamo sia nel territorio locale sia nel territorio italiano e principalmente appunto l'azione verso l'esterno è questa qui, di non solo come beneficenza ma anche azione di interesse pubblico, potrebbe essere una conferenza come questa destinata ai giovani o non. Quindi nulla, se qualcuno di voi fosse interessato magari a conoscerci meglio, potete tranquillamente contattarci perché abbiamo il sito internet che è www.racgrosseto.it, poi magari se qualcuno interessa glielo scrivo, e ci farebbe piacere appunto avere nuove leve, nuovi giovani che sono interessati a fare qualcosa con noi. Nulla, visto che purtroppo i tempi sono un po' stretti, io ripasso subito la parola a Ludo e non mi dilungo troppo. Grazie a tutti. Allora, il primo intervento sarà appunto da Stefano Piccolini, che è il comandante della polizia postale di Grosseto. Loro si occupano proprio di quelle che sono le problematiche da tutti i punti di vista di quello che accade su internet, dalle notizie informatiche e così. Che vi illustrerà il loro lavoro, quelli che sono i pericoli e come stare attenti per non cadere. Sì, buongiorno a tutti, ecco, ci avevo già presentato lui e quindi vi voglio, ecco, sono stato chiamato qui per esporvi le problematiche e i rischi di utilizzo della rete e in particolar modo del sociale di sicuro. Noi, ecco, siamo la società della Polizia di Stato e effettuiamo le indagini informatiche, cioè quelle volte all'indicazione degli attori dei reati informatici, quindi del cybercrime, o quelle effettuate con tecnologie informatiche per l'indicazione degli attori dei reati comuni, quindi magari anche gli stessi omicidi, truffe e quant'altro, sì. Si verifica anche in concorso da altre forze di polizia. A livello operativo noi, ecco, abbiamo queste
prerogative, il legislatore ci ha dato la limitazione e l'esclusività della pedopornografia, lo sfruttamento sessuale di minori, il controllamento, l'allestimento di rete e l'utilizzo dei filmati di violenza sui minori, che è molto, purtroppo molto diffuso anche qui nel nostro colore. Poi il cyberterrorismo, perché anche il terrorismo ora utilizza questa mezza di comunicazione, perché dobbiamo ricordarci che su internet, i social media in particolare, sono un altro che un mezzo di comunicazione, quindi vanno utilizzate le responsabilità anche in queste volte, come utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Poi il copyright, questo vi riguarda, noi ci riguarda in maniera un po' marginale, riguarda più la Guardia di Finanza, perché sono i diritti di autore, la tutela dei diritti d'autore, quando voi andate a scaricare i filmati e le canzoni da siti peer-to-peer o fast-sharing, dovete sapere comunque, dovete essere a conoscenza che in realtà state commettendo un reato e dovete in realtà pagare i diritti d'autore, quindi comprarlo in siti ufficiali, con siti che autorizzano lo scaricamento di questi filmati gratuitamente. Quindi là in questo, penso sappiate dove si tratta, per il danneggiamento dei sistemi informatici di grosse aziende, protezione di infrastrutture critiche del paese, di back, di commerce, di analisi tecnologica, di fenomeni emergenti, di giochi di scommesse online, che erano la frontiera delle banche. Le piazze virtuali, cioè sono quelle che ci riguardano un po' meno di più. Sì, lo so che stai dicendo, però almeno non me lo confessare. Questi sono i rischi principali, specialmente per voi, l'addestramento in chat, che riguarda in qualche modo più magari i ragazzi più piccoli di voi, che ti vengono i miei militari, lo spaccio di droga online, c'è la nuova frontiera dello spaccio, le frodi online e la pedopornografia. Per avere un uso appropriato e responsabile di internet bisogna partire dalla principe, cioè dalle basi. E il primo punto basilare per utilizzare internet è tenere sempre il PC ben protetto. Se c'è qualcuno che non gli interessa o che gli interessa troppo, può fare qualche domanda invece di parlare tra di voi. No, può essere smerato, non so se la preside vuole, no? Va bene, ecco perché parlano. So che magari queste sono cose che già sapete, però magari qualcuno le date per scontato o qualcuno per voi potrebbe anche non sapere. Per esempio, installare e tenere aggiornato costantemente un antivirus è fondamentale per attivare il firewall e tenere aggiornato il sistema operativo del vostro computer, del vostro browser, perché sono cose che si dà per scontato, ma magari il 90% delle persone utilizza internet non lo fa, perché rimanda, oppure sono cose fastidiose e fanno perdere tempo, e così esponete il vostro computer, quindi la vostra privacy, a dei rischi di intrusione, facilitando chi si vuole appropriare dei vostri dati e delle vostre informazioni personali. Anche perché, o qui semplicemente vuole danneggiare il computer, perché ci sono hacker e cracker. Gli hacker sono quelli che vogliono solo violare diciamo queste protezioni per entrare e fare un'azione dimostrativa, mentre i cracker sono quelli che fanno lo scopo di distruggere, danneggiare o procurare per sé un profitto a seguito di intrusione informatica. Custodire le informazioni personali in maniera consona, potete installare un anti-spyware che deve aggiornare anche questo costantemente, perché ecco, questo è il muro, l'ultimo muro che c'è fra di voi e il possibile intrusore, e mai dare informazioni ovviamente a persone che non si conoscono, che si pensa di non conoscere,
anche se ovviamente a volte si celano sotto falsi credenziali. Poi un altro consiglio che non è scritto qui è di non tenere sempre costantemente 24 ore su 24 il vostro computer di casa, magari sempre da acceso, attivo, senza bloccarlo. Quello è il miglior modo, perché è un altro miglior modo per tenere aperta la porta di casa. La creazione della password è molto importante. E capita sovente che, specialmente nei ragazzi più giovani di voi, alle medie, la password sia semplicemente il proprio nome, il proprio gatto, il proprio attore preferito, con la scuola del cuore, e quindi facilmente inattivabile. E succede spesso che dei coetanei capiscono l'account della password, quindi del proprio coetaneo, del proprio compagno di classe, per poi disporne e farci quello che gli pare, magari mandare dei messaggi minacciosi, ingiuriosi, diffamatori a altre persone con la password di una terza persona, quindi facendo cadere la colpa su questa persona qui, è la migliore ipotesi. Altre volte è capitato che l'amico del cuore aveva addirittura dato la password all'amico del cuore, appunto al compagno di classe, questa poi l'ha utilizzata per diffamarlo, cioè per fargli fare delle cattive figure nel mondo del web, quindi in particolar modo nel mondo dei solo conoscenti. Quindi aveva detto di uffizi per prestazioni sessuali, tutte queste cose magari divertenti se sono fatte nella cerchia ristretta degli amici, ma se sono messe su un web la percezione dell'offesa, della parte offesa è maggiore, perché quindi con un click è visibile a tutto il mondo, e quindi la diffamazione è molto più aggravata. Quindi fino a non fare un click, dopo c'è un punto che dice appunto che la di interessare due volte, anche tre o quattro. Quindi per scegliere una password solida bisogna che sia composta almeno da 8 caratteri alfanumerici, compreso anche i caratteri speciali, che sono il punto interrogativo, l'esclamativo, oppure il chioccio, eccetera. E ovviamente mai memorizzare sulla propria computer, perché una volta che siete soggetti all'intrusione, la prima cosa che capiscono è la password che è memorizzata sul computer. Non condividere appunto la password neanche con i migliori amici, e usare password diverse per diversi account. Perché se utilizzate sempre la solita password per tutti gli account che avete, basta che vi capiscono quella password lì per poi utilizzarla sia su social network che tutti gli account che utilizzate. Questo è proprio il punto che dicevo prima, usare la testa prima di fare il click. Qui è indicato se, nel caso in cui si riceve link o posta elettronica che riconduce a siti clonali o addirittura vi fa aprire le case con virus. Quindi il mio consiglio è di non aprire la posta le case, specialmente la posta elettronica, di persone che non si conoscono, vengono la provenienza non è sicura. E se ci sono dei link che vi interessano, non nella navigazione o nel social modo, nelle mail che ricevete, non cliccate sul link, ma andate sul sito che è pubblicizzato nel link, ridigitandolo nell'URL in cima, perché quello è l'unico modo per andare nel sito originale, perché il link potrebbe reindirizzare in un sito clone fatto apposta per capire i vostri dati e per installarvi nel vostro computer dei virus, che potrebbero essere dal Trojan Horse, che è il cavallo di Troia, che è più diffuso, da dei worm e keylogger, che sono dei virus che una volta installati tutto quello digitato sulla vostra tastiera lo riindirizzano a un altro client, un altro modo. Sì, c'è il firewall, è quello di scorso di tipo prima, è comunque. Anzi, non sempre. Non sempre. No, non bisogna, il primo punto ci vorrebbero almeno due o tre di bisognerebbe fare. E poi il primo punto si vive come la
a memoria proprio la legge che ragionavano tutti i dati Linux del firewall e il sistema operativo. Però no, a volte non basta, proprio per quello bisogna adottare tutte le maggiori possibili. Evitare quindi di dare informazioni via mail, questo è ovvio, ma è come se voi vi telefono a uno sconosciuto e o dice di essere un'altra persona e date al telefono le vostre informazioni. Questo sta al buon senso, no? E anche evitare di rispondere a quelle mail che prospettano che ci siano miliardari. E se proprio, ma guarda, non sai quante denunce prendiamo per gente che risponde alle mail, poi si vede il conto prosciugato perché gli è installato un virus, un Trojan. Poi vanno a digitare la password dispositiva con lo stesso computer, dopo aver navigato e visto quello che volevo vedere, la password dispositiva del conto corrente con non banking, e dopo qualche giorno, se non settimana, un mese, dipende quanto controllano l'estratto conto, si accorgono che hanno il conto corrente prosciugato a bonifici infatti all'estero. Quindi è ovvio, ma non è scontato. Come è ovvio, ecco, come è ovvio che i ragazzini minori di medie o di ragazze, ma di voi di non andare a appuntamenti senza dirlo a nessuno per gente conosciuta su chat, oppure eppure accade anche a tutto è ovvio, però se non si usa la testa poi l'ovvio lascia il tempo che trova. Questo è quello che dicevo prima, fare attenzione ai siti cloni. Ne abbiamo già parlato, quindi andare sempre a digitarlo per essere sicuri, se non nel motore di ricerca è più sicura addirittura nel Google, proprio quella in cima, http://, quella lì, non sbagliate, perché basta un punto, una virgola, che si crea un sito clone. Magari cliccando sul link dove lo accorgete, mentre citando l'esatto nome c'è possibilità di sbaglio. E usare i social network appunto con prudenza e responsabilità, limitando la visione dei propri dati personali agli amici veri, perché specialmente i ragazzini va di moda, ma anche fra di voi penso avere più amici possibile da 4.000 in su, perché se no non va, il nostro profilo risulta un po' scarico, mette tutte le informazioni possibili di noi, però dobbiamo sapere che quelle informazioni che mettiamo, tutte le nostre aspirazioni, i nostri desideri e i nostri gusti, poi potrebbero essere utilizzati a nostro favore, a nostro svantaggio. Quindi installare tutti gli account con la privacy e con l'accesso agli amici, non a tutti, e pensare a quello che si compra dentro, perché dovete sapere, penso lo sappiate, però non tutti lo sanno e non tutti sono a conoscenza del fatto che una volta che si mette qualcosa su internet lo si fa per sempre, non è possibile rimuoverlo in maniera definitiva, perché proprio per l'istantaneità dell'emissione in rete delle informazioni possono essere lo possiamo ritrovare anche se non ci rivolgiamo al provider, che in questo caso magari è su Facebook per la maggior parte di tutti, no? Per rimuovere certe informazioni nostre o rimuovere il profilo, i server di Facebook mantengono sempre i nostri dati. Infatti, se fate caso, se qualcuno ha cancellato un proprio profilo, comunque nella mail continuano ad arrivare i messaggi. Quello vuol dire che in realtà Facebook non ha cancellato nulla, ma lo tiene tutto custodito nel proprio server. E poi nel momento in cui viene pubblicata una cosa, chi la legge, un utente della rete, potrebbe subito approparsene e salvarla da un'altra parte o rinviarla da un'altra parte. Sì, voglio, tra l'altro anche le foto
volte che l'ho messa, anche se le cancello rimangono sul server. Quello è un aspetto della relazione della salma, dei dati personali. Davvero? Fate la ritirazione e poi iniziamo con la Bisogna pensare a quello che si pubblica in internet e a quello che si scarica, ovviamente, come dicevo prima, nel far sharing. Perché proprio per quello, oltre per diritti la tutela dei diritti d'autore, per copyright, anche per non ricevere cose inappropriate o contenenti virus e quant'altro. Per far questo, per esempio nel Mule basta cliccare sul mouse delle informazioni del file, andare a controllare il nome del file che stai scaricando, guardare col mento degli altri utenti, perché di solito magari dicono che non è quello che cercate, ma dentro c'è materiale fotografico o materiali che finalmeggia all'arte. Questo riguarda abbastanza da vicino, perché la nuova frontiera. Osanna! No, gli spiegavo, lo so che ne sei tu. Questo ti interessa, perché mi sa. Sexting. È la nuova moda del momento. Cioè quello di mandare foto, filmati, farsi riprendere con la webcam gli atteggiamenti molto intimi, sessuali, no, che vi dicono sessuali. Bravo, anche perché non si sa mai chi c'è di là. Allora, ho preso un annuncio proprio ieri di un vostro catano che si è cascato, ha fatto questo, pensava di là una camera di una chat, ci fosse una ragazza che l'ha fatto scoppiare. No, non ha trovato il sex, il trans. Ha trovato uno che gli chiedeva soldi, che lo ricattava e quindi gli ha fatto l'estorsione, perché se non avesse pagato a Money Transfer questa 150 euro, avrebbe pubblicato immediatamente con YouTube o su tutte le altre forme che ci sono di pubblicazione questo filmato, in cui lui era un atteggiamento un pochino magari, e questa qua è una scelta fatta nel sistema superficiale, un po' concorrente la reputazione per sé. Poi immaginate, ecco, ora voi siete abbastanza grandi, ma potenti ci sono, ma nelle medie c'è anche il problema del cyberbullismo. Un filmato del genere cade a gente che magari vuole prendere in mira la persona, come è successo, e pubblicare questi filmati, queste foto strane fatte magari per gioco, e questa persona è più soggetta ai ricatti, alle molestie, e purtroppo avete visto, se leggete qualche giornale ogni tanto, vi informate anche su internet. Fatti del genere hanno provato anche il suicidio di vostri coetanei di recente, tra l'altro. Ma cosa c'è da fare in questi casi? Se avete fatto proprio questa mischierata di pubblicare la foto vostra in questo modo, ecco, segnalarlo subito al provider, ma non è che risolvete il problema, perché come dicevo prima ve lo cancella, ma nel frattempo l'hanno visto milioni di utenti, l'hanno voluto magari far proprio quel filmato e pubblicarlo in altri contesti. E poi rivolgiti magari a noi per effettuare la denuncia. Questo è più rivolto a ragazzi un po' più giovani, che la etichette sarebbe il rispetto del buon ton sul net, sull'internet. Quindi mai rispondere a un messaggio che faccio sentire confusi, questo è per ragazzini che vengono magari adescati con prima o confidenze, con la condivisione di interessi comuni, e poi iniziano a ricevere messaggi strani che li fanno sentire confusi, però che li interessano, li suscitano interesse. E mai usare un linguaggio offensivo e volgare, questo ovviamente perché, come si diceva prima, se ingiuriate, diffamate una persona dal vivo, nella stanza della vostra classe è un conto, se lo mettete su internet ha un'altra valenza. Io qui infatti sono stato chiamato per farvi vedere l'aspetto un pochino negativo di internet,
quando in realtà è di social network particolare, quando in realtà è una risorsa fondamentale nel mondo di oggi. E proprio per sfruttare al massimo le potenziali di internet e non cadere nei rischi concernenti nell'utilizzo del web, vi faccio vedere quali sono i reati più comuni in cui cascano vostri coetanei, ma anche i maggiorenni, perché non pensano a quello che fanno quando pubblicano qualcosa. Questo è l'accesso abusivo al sistema informatico, è un reato che sembrerebbe che possono fare solo gli hacker, invece in realtà potete fare anche voi, perché se voi vi fate proprio, vi intromettete di un account di un vostro amico e voi disponete, cioè avete conoscenza della password, ma lui non ha utilizzato a utilizzarla, comunque fate un accesso abusivo al sistema informatico. Se, come è capitato di recente in una scuola media, durante l'ora di informatica una ragazza è andata sul proprio a fine ora, si vede, avevano finito la lezione, è andata nel proprio profilo Facebook, ha lasciato il proprio profilo aperto, l'account aperto e attivo. L'ora successiva era andato il suo coetaneo lì sulla postazione e ha fatto quello che vi potete immaginare, proprio, anzi, non contento di farlo nell'ora avendo quell'ora a disposizione, ha cambiato la password e l'ha utilizzata anche a casa. Loro ci ridono perché ti sembrano scherzi. È uno scherzo, però guardate cosa prevede questo tipo di reato. Se l'avete letto, prevede la riduzione fino a 3 anni. Se poi c'è l'aggravante, la pena è anche maggiore. Sostituzione di persona, perché con quel gesto fate due cose, due reati in un gesto solo: l'accesso abusivo e la sostituzione di persona. Che chiunque si sostituisce una persona è punito, se fatto non costituisce un reato maggiore, con la riduzione fino a un anno, quindi a 3 anni di prima va aggiunto un anno. Trattamento illecito dei dati personali, cioè se voi utilizzate foto di altri senza avere il consenso e pubblicate su internet, se anche senza fare commenti ingiuriosi o diffamatori, commettete questo tipo di reato, perché la foto rappresenta comunque un dato personale, un trattamento illecito dei dati personali. Anche qui la pena è dai 6 a 18 mesi, se il fatto consiste nella nominazione e diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi, quindi sono reati abbastanza gravi. Poi voi avete un'età superiore ai 14 anni, quindi siete imputabili, quindi perseguibili penalmente. Quando succede nei minori di anni 14, è una segnalazione al Tribunale dei Minori, quando gli comporta magari un procedimento penale, quindi un processo vero e proprio. Soltanto poi si espongono magari a una richiesta di risarcimento danni che va fatta ai genitori, quindi perché anche i genitori poi potrebbero avere anche delle ripercussioni sia civilistiche che penali per i genitori per non aver vero avvocato. Il penale non sempre. Non sempre, però a volte sì, è successo. Quindi, poi l'ingiuria, commettere l'ingiuria che offende il deore di una persona è punito la reclusione da 6 mesi fino a 6 mesi. La diffamazione è reato ovviamente più grave perché non è presente la persona e quindi è punita la reclusione fino a un anno e la multa fino a 1000 euro. Senza pensare all'aggravante. La diffamazione in internet ovviamente è una diffamazione aggravata, come se fosse a mezzo stampa perché ha una pluralità di utenti. E quindi viene punita più pesantemente. Va bene, questi sono siti che, di riferimento per i minori, ma direi che voi ormai avete l'età che non vi interessa, soltanto se avete magari fratelli più piccoli le potete installare o appunto affiancare alla navigazione. Niente, io avrei finito, se non ci sono domande particolari, anche perché ho dovuto per virgolette fare l'aspetto quello brutto, non quello positivo del sanzionatorio di definizione di non responsabile del problema. Se avete delle domande, a me fa piacere quando facciamo questo tipo. Questo tipo di incontri proprio.
dialogo, insomma, a parlare, se avete qualche cosa. Forse parlo troppo lontano, Se avete qualche domanda, sia per Stefano ma anche per tutti gli altri colleghi che interverranno, non vi fate problemi, interrompete e ci fa molto piacere. Volevo dire solo una cosa, i social network sono molto importanti, come blog, come internet, io l'avvocato, il nostro giornalista, comunicatore di noi, l'assessore, li usiamo continuamente per lavoro, non ne potremo più fare a meno. Spesso con l'associazione organizziamo dei corsi, degli incontri, dei convegni sul social media marketing, cioè su come i social network e blog utilizzati correttamente in un certo modo possono portare a aumentare le proprie attività economiche, come possono migliorare la vita di un'azienda, di una piccola, media o grossa impresa, come possono migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Quindi ci crediamo tantissimo e li utilizziamo continuamente. Questi di cui stiamo parlando però sono pericoli reali, spesso non perché nei casi in cui stiamo parlando ora c'è la malavita dietro, ma proprio certe volte perché non ce ne rendiamo conto. Pensiamo come prima, ah, non è un pericolo, c'è il firewall, figuriamoci se io faccio quella cosa, figuriamoci se mi dimentico di lasciare l'account aperto, però può succedere e se non se ne parla non ci rendiamo conto che possono succedere queste cose. Ma la polizia postale penso più di tutti ci può dire questa cosa, succedono chiaramente, spesso per distrazione. Altre volte perché non ci si rende conto, si pensa di fare una goliardata, una cosa simpatica, uno scherzetto tra amici. Una cosa era lo scherzetto di tanti anni fa fra tre amici, una cosa è se va su internet e lo vedono tanti, può proprio distruggere quella che è la sensibilità di una persona, quello che è la propria tua stima, se cioè, certe volte dire tra amici, quello mi sta infatti quel discorso, se vengono su Facebook è tutta altra cosa. Ma visto che... Prego. Come ti chiami? Una domanda ci fa una domanda. No, si parlava di privacy, ma di privacy fa il nome ce lo puoi dire. No, non l'avevo sentito. Teodora. Ha detto che si fa qualche creato. Ragazzi, scusate, non si sente la vostra compagna, grazie. Ci rimettono anche i genitori, ma anche se sono maggiorenni? Allora, ho avvocato, polizia, ti risponde? Allora, differenza, Niccoli della Polizia Postale ha fatto una differenza, tre momenti, sotto i 14 anni, tra i 14 e i 18, oltre i 18. Oltre i 18 la responsabilità penale è personale, quindi dei reati risponde chi li commette. Se il reato è stato commesso con l'aiuto dei genitori, ne rispondono anche i genitori, ma a titolo si dice di concorso. Okay? Fra i 14 e i 18 il soggetto è minorenne ma è imputabile e quindi non si va davanti al giudice ordinario, si va davanti al tribunale dei minori, procedimenti particolari, eccetera, ma il procedimento penale si fa anche qui. La responsabilità penale è personale. Se però qualcheduno non ha fatto quello che doveva fare, quindi ha commesso, si dice, una negligenza o un'omissione, potrebbe rispondere a titolo di concorso. Sotto i 14 anni il minore non è imputato. Se però il maggiorenne ha compiuto dei fatti, il maggiorenne in molti casi i genitori, i parenti, hanno compiuto fatti che costituiscono reato, vanno sotto procedimento penale, quindi vengono processati. Questo per quanto riguarda l'aspetto penale. Per quanto riguarda l'aspetto civile non c'è un problema di imputabilità, ma c'è, ricordiamoci, l'obbligo dei genitori, dei tutori, cioè di coloro che rispetto ai minorenni hanno un obbligo educativo, di fare in modo che il minorenne non danneggi gli altri, non commetta reati soltanto, ma non danneggi gli altri. Per esempio, se un bimbo di 8 anni tira una pietra dal quarto piano, non è che perché ha 8 anni non gliene frega niente nessuno, ma saranno responsabili i genitori perché evidentemente non hanno educato in maniera idonea il figlio, spiegandogli che dal quarto piano o anche dal secondo o dal primo non si tirano le pietre in testa alle persone. Quindi c'è una... si chiama culpa di vigilante, noi giuristi utilizziamo tanto i termini latini, ma sono cose semplici.
Quindi ci possono essere anche delle responsabilità per civili che, guardate, sono molto più importanti e rilevanti delle responsabilità penali. Ora, se Ludo, se tu mi consenti, partendo da questo, potrei... Sì, se tu hai finito... Posso fare un video di un minuto? Va bene, ok, no, perché mi riagganciamo da questo per niente. No, scusa se mi permetto, ce la fa anche una piccola precisazione, anche se siete maggiorenni, è un ragionamento di carattere pratico, nessuno di voi lavora, e anche se la responsabilità penale è personale, comunque parlano i vostri genitori, poi alla fine, i danni li pagano loro. Eh sì, non c'è. Certo. C'è un filmato esplicativo delle cose di prima, cioè di non impedire troppo della cosa che noi abbiamo di tutte le nostre cose sul web, social network, specialmente il nostro profilo, in modo che tutti sappiano quello che facciamo, quello che ci piace, le nostre preferenze, i nostri difetti, i nostri problemi. E quindi chiunque, anche chi non mi conosce, può far finta di conoscermi, oppure può sfruttare queste informazioni che avete messo voi per aggirarvi, oppure per carpire la vostra fiducia e quindi magari danneggiarvi avendo dei profitti o economici o di qualsiasi altra natura. Disgraziatamente mette il suo profilo su Facebook o su un altro social network, mi consente di raccogliere tutta una serie di informazioni che per quelle che sono le vie ordinarie che devono riuscire a gestire il PRA, la Camera di Commercio, probabilmente non riuscirei a ottenere. Quindi questo per dire che utilizzare Facebook può voler dire molte cose, non necessariamente utilizzarlo appunto nella sua maniera classica, cioè come elemento di incontro, di condivisione. L'altra cosa è un'altra precisazione, questa che si direbbe etimologica, cioè c'è una differenza fra hacker e cracker. Allora, i hackers sono tradizionalmente, fra virgolette, buoni, cioè l'hacker è la persona che ha una cultura scientifica e tecnica, ma la utilizza per soddisfare le proprie curiosità, ma in maniera etica, si dice infatti ethical hacking. Quelli che fanno casino, quelli che defacciano i siti
penetrano nel sito dell'FBI piuttosto che in quello del governo italiano, o fanno, non lo so, fanno dei raid, prendono pezzi di codice e li pubblicano, eccetera, eccetera. Quelli si chiamano crackers, come i biscotti, e quindi sono una cosa diversa. No, lo dico perché io personalmente mi considero un hacker, ma non mi considero un hacker. E ormai nel modo corrente, insomma, fra tecnici, di chiamarci, questa differenza è molto forte. Voi sapete, si usa un'altra simbologia per dividere, diciamo, quelli buoni da quelli cattivi, e sono black hats, white hats. White hats sono gli hackers, ethical hackers, e i black hats sono i crackers, cioè quelli cattivi, quelli che commettono reati. Poi magari non possono fare teoricamente a fin di bene, ma insomma violano comunque delle norme. Detto questo, e anche qui mi riaggancio un pochino a quello che ha detto l'ispettore Niccoli, volevo sapere innanzitutto tra di voi chi usa Facebook. Mi può alzare la mano? Mi piace, avete detto tutti, ma io ho appena detto che personalmente non lo uso per i fini, diciamo, normali. Comunque ha un account, potrei averne anche molti più, se per questo. C'è qualcuno che ha più di un account su Facebook? Eh? Vedo che non è una cosa così strana. E scusatemi, c'è qualcuno che invece utilizza altri social network diversi da Facebook? A parte Alessio Rocchi, che è un altro professionista. Cosa usate oltre a Facebook? Twitter, che è un microblog. Skype, vale. C'è qualcuno che usa Skype? Scusate, perché usate Skype se avete già Facebook? Le video vanno meglio. No, scusate, perdonatemi. Questo gioco non è multitasking, nel senso che uno parla e gli altri ascoltano. Chi è che... Allora, dite, perché chi usa due o anche tre o quattro? Perché ne usa due, tre o quattro? Io uso Skype da fare il lavoro personale, non per fare chat. Ok. Altri? Vabbè, perché le videochiamate vengono meglio su Skype, esatto, che su Facebook. Possono fare chiamate tutti i giorni. La possibilità di fare chiamate. Poi? Il fatto che Skype non si intercetta. Anche perché appunto è una leggenda, è una semi leggenda metropolitana, che sì, che Skype non si sa tanto, come hai detto, insicuro Skype rispetto a Facebook. Scusate, ripeto, dobbiamo stare zitti per sentire chi parla. Non è detto, ne faccio un esempio. In certe indagini si prende la cronologia delle chat di Skype perché lì rimangono appunto le cose che sono state dette. Oppure in maniera positiva, io quando faccio delle riunioni multiparti, per esempio un consiglio di amministrazione, un incontro con altri professionisti, facciamo la chat in modo che così abbiamo già il verbale
che viene. Quindi il fatto che non rimanga traccia, guardate ogni energia. Allora, vedete, potremmo già iniziare a dire una cosa, che nessun computer è di per sé sicuro, cioè il computer sicuro, l'unico, è come l'indiano, l'unico indiano buono è quello morto, l'unico computer sicuro o abbastanza sicuro è quello spento, perché già quando lo accendiamo, anche se non è in rete, già può darci qualche problema. Vorrei dire un'altra cosa, se noi analizziamo, probabilmente anche alcuni dei consigli che sono stati dati prima sono degli ottimi consigli, ma come si dice non basta. Faccio un esempio, scusate, c'è qualcuno di voi che usa delle password? Password? Password per accedere al computer, per accedere ai siti. Quanti usano almeno una password? Sulle mani? Grazie. Una password. Ok. Sulle mani, chi non usa assolutamente password? Per accedere al computer, per accedere ai... Chi non usa il PIN, per esempio, per i telefoni? Chi non usa? Chi non usa? Chi ha deciso di avere... È troppo lungo. Ok. Allora, io vi vorrei dire, cioè, uno potrebbe, dopo aver sentito quello che ha detto l'ispettore Nicola, dice, mamma mia, questi sono bischeri. Allora, mi permetterei di far fare una riflessione diversa. Un mio carissimo amico, che è un hacker a livello internazionale, per molto tempo, ha deciso di non usare, è anche uno studioso, ha deciso di non usare password e ha deciso di non usare programmi antivirus per vedere se cambiava il grado di sicurezza dei propri sistemi. Ha scoperto che il grado di sicurezza non cambia molto, ma è dipendente non tanto dall'uso della password o dall'uso del firewall o dall'uso dell'antivirus, ma dipende da come si usa il computer, cioè dal fatto che io lo usi da solo, per esempio, o lo usi insieme a un'altra persona, dal fatto che quando sono in internet entro in certi siti con quel finale, dal fatto che, per esempio, consenta l'utilizzo dei cookies. Sapete cosa sono i cookies? C'è qualcuno che non sa cos'è un cookie? I cookies sono dei gettoni che vi danno certi siti in cambio della vostra riconoscibilità. Cioè, vi siete mai chiesti come mai ci sono certi siti che dicono ciao Giuseppe Nicosia, è bello rivederci, e non gli avete detto nulla? Dico, siti di e-commerce generalmente lo fanno perché gli psicologi gli hanno detto che in questa maniera vengono di più. Amazon è un classico, cioè se voi andate su Amazon, licenziate due o tre volte, la terza volta dice ciao, come stai? Anzi, guarda, con l'occasione ti consiglio anche. Quindi questi gettoni di riconoscimento, ecco a cosa servono. Servono a profilarci, a fare in modo che io sappia cosa ti piace, in modo che te lo vendo magari tre volte. Quindi partiamo dal principio che nessun computer è sicuro e che la sicurezza risiede non tanto e non solo negli strumenti tecnici, ma nel nostro cervello, cioè nella nostra capacità di tenere un comportamento sicuro. Perché oltre a quelli che sono gli strumenti tecnici per soffiarci, sniffarci, le password, esiste un'altra tecnica fantastica che si chiama social engineering, che è un modo di rubarci informazioni o di accedere alle nostre informazioni non con un programma potentissimo che ci scardina le password,
ma puntando sulla nostra stupidità. Ci fu un caso abbastanza classico, per dirvi, fatto in una grossa società di Wall Street. Sore, dici la bassa la voce dietro, che ti sento. Vi ringrazierei. Che aveva commissionato a una ditta specializzata di fare un'indagine per capire se i propri dipendenti avevano capito qualcosa delle norme di sicurezza e soprattutto se i loro sistemi. Si parla di una società che opera nel settore bancario, quindi si tratta di dati abbastanza delicati, se i loro sistemi erano sicuri. Allora cosa fecero questi bastardi? Perché poi per fare social engineering essere bastardo non è necessario, ma aiuta. Presero, andarono nel parcheggio di questa società che ha alcuni piani di grattacielo di Manhattan, e vicino alle auto e vicino ai cestini sparse un numero di chiavette USB nelle quali c'era un programmino che ovviamente non visto, non appena inserivi la chiavetta nel computer mandava un messaggio al server di questa società di consulenza e le informazioni del soggetto che aveva inserito la chiavetta prendendole dal computer. Allora vi dico che nel giro di 4 giorni ebbero il 70% di risposte positive, cioè significa che il 70% dei soggetti che avevano trovato le chiavette, che lavoravano per questa società, avevano preso, si erano permessi di utilizzare la chiavetta collegandola al proprio computer senza stare nemmeno a pensare che quella chiavetta poteva contenere un programma dannoso, perché ripeto, partiva soltanto l'email, ma ci potevo mettere su anche un programma che mi faceva una cancellazione totale del computer o mi sottraeva tutti i programmi. Quindi vedete, il problema non sta negli altri, sta in noi, cioè nella nostra capacità di essere sicuri e nella nostra capacità di navigare con sicurezza. Allora dobbiamo chiederci un attimino quali forme dobbiamo utilizzare. Prima di tutto il discorso del controllo degli accessi è sicuramente una cosa importante, e guardate che le password, qualunque password ormai non è più sicura, cioè se io voglio entrare in un computer, come se io oggi voglio entrare in una casa, non c'è serratura che tenga. Ci sono degli specialisti che sono in grado di entrare in qualsiasi casa e degli specialisti che sono in grado di aprire qualunque cassaforte. Così ci sono degli specialisti che sono in grado di entrare in qualsiasi computer. È un problema non di entrare o non entrare, è un problema di tempo. Cioè i programmi che rendono difficile l'accesso hanno la funzione di ritardare l'accesso, sì che possa entrare in gioco la risposta. Non c'è nessun sistema che sia assolutamente sicuro se io ho soldi e tempo. Le password, guardate, 8 caratteri, 18, 58. Se qualcuno di voi legge, c'è una bellissima rivista americana, si chiama Wire, nell'ultimo numero parla appunto dell'estinzione della password, per cui ci possiamo divertire a inventarcene. Io mi ricordo c'era uno che addirittura prendeva dei versi dalla Divina Commedia, quindi per me poi come si ricordasse non lo so, ma era, pensava così di fare. Eppure oggi ci sono degli strumenti che le creano, ed è una questione di tempi, perché anche le password biometriche che sembrano il prossimo passo, sì, sono interessanti, ma poi alla fine si craccano anche. Si passa la di biometria in 3D, eccetera, però a parte che non sono, diciamo, fruibili da noi comuni mortali, ma anche quelle allungano i tempi di forzatura, ma non garantiscono. Quindi dobbiamo essere noi col cervello
a controllare gli accessi, cioè non possiamo pensare di fare. A questo punto vorrei sapere, voi quando scaricate, lasciate il computer acceso per ore, giorni? Premetto, sono sicuro che voi scaricate soltanto materiale lecito, non c'è problema. No, tranne Sanda che ha confessato. Sì, lei proprio sdio. Io niente, non c'ho nemmeno computer. Ah, bravo. Dico lui ufficialmente che era lo. Allora, lo lasciate acceso. Mi avete dato pure il cognome. Per molto tempo. Ecco, questo qui è un ottimo modo per lasciare delle porte aperte, perché se io posso per fartela lì e quindi tutte le problematiche. Firewall e antivirus. Chi è che usa i firewall di voi? Sulle mani, per favore. E antivirus li aggiornate anche? Domani si aggiorna da solo, è una buona risposta. Questo significa che se si aggiorna da solo uno non sa se si è aggiornato veramente. Controllate. Okay. Allora, non ho visto però quanti antivirus, scusate. C'è qualcuno che c'ha il computer senza antivirus? Ok, e i telefonini con l'antivirus ce l'avete? Lo usate? Okay. Scusatemi, allora vi vorrei fare una domanda. Visto che ce l'avete praticamente tutti, c'è qualcuno di voi che sa come funziona un firewall o un antivirus? Mi alzate la mano chi lo sa. Chissà come si usa un antivirus a parte Sanna che ma io non ce l'ho il computer, che non ha il computer ma sa come funziona l'antivirus. C'è qualcuno? Scusatemi, c'è qualcuno? Uno soltanto? Perso. Scusatemi, è un po' come avere l'auto e non sapere come si funziona. Cioè, beh, senza non le funziona la video uguale. Sì, ma ti rischia anche di andare a sbattere un palo. Cioè, vorrei, questo per dire che è inutile che utilizzate certi strumenti se non avete la più pallida idea di come funziona. Per esempio, io conosco qualcuno che mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, ho appena montato l'antivirus per il pallino, mi sta trovando decine di virus sul mio computer, non sapevo nulla. Stiamo 10 minuti al telefono, un comportamento anomalo, cioè, dice sì, ma sai quello che c'avevo prima non me ne trovava. Dico, scusami, state, che senso? Sì, perché c'avevo Tizio, però poi ho deciso di montare anche Caio perché mi hanno detto che fu. Insomma, il secondo trovava le firme dei virus del primo e quindi ovviamente le segnalava. Due, tanto per dire, due antivirus, forse non è il modo migliore, a meno che uno non sappia esattamente come settarli, cosa estremamente difficile, e poi non tutti sono compatibili, è una cosa che non si fa. Oppure, se io non so come si setta un firewall, rischio di non uscire per nulla, per esempio in una rete, anche locale, oppure di far entrare di tutto. Per questo vorrei dire, è inutile avere l'ultimo antivirus o l'ultimo firewall se poi non lo sappiamo usare. Quindi vedete, e qui mi avvio un pochino a concludere, cioè è inutile utilizzare le cose se poi non sappiamo usarle veramente. Quindi il mio invito, per evitare le problematiche che ha detto Niccoli, ma anche per poter utilizzare a pieno, cioè andare su questa macchina a 200 all'ora però nel circuito di Misano, è quello di capire esattamente che cosa si sta usando, aggiornarsi, studiare, perché è soltanto in questa maniera che sappiamo che cosa
stiamo usando. Ha maggior ragione su, per quanto riguarda i social network, ma non solo i social network. In generale, quando noi diamo delle informazioni sulla rete, facciamo un'attività che è pericolosa. Più informazioni diamo, più pericolo andiamo a fronteggiare. Perché, come diceva bene Niccoli, queste informazioni ce le ritroveremo per sempre. Cioè, io che mi sono segnato e registrato da Amazon, so bene che i miei dati personali e di carta di credito saranno posseduti da loro, quindi se glieli fregano a loro sono in pericolo io, tanto per dire. Allora bisognerà capire esattamente e scegliere a chi dare questi dati e quali dati dare, a maggior ragione nei social network. Quando io do informazioni, esprimo opinioni, compio azioni che poi un domani un profilatore, che si chiamano così quegli specialisti che raccolgono le informazioni da internet, come faccio io quando faccio l'indagine, come fanno loro quando fanno l'indagine. Ebbene, sono delle informazioni che spesso io stesso gli usavo. Quindi meno informazioni do, più scelgo di dare o di non dare. Delle volte vi suggerirei di rinunciare a certi servizi che non sono necessari, perché ricordatevi, è sempre un vendere e le informazioni personali valgono molto di più di quelli che sono i vantaggi che molto spesso avete. Quindi attenzione, vi rischiate veramente di svendere, perché poi magari fra 20 anni vi ritroverete magari un'assicurazione sulla vita che vi dice: io non ti assicuro più, perché tu 20 anni fa in questa conversazione hai detto che avevi avuto questa malattia, oppure hai comprato online questi farmaci e quindi avevi questa malattia, tanto per dire. Oppure: guarda, non ti assumo perché tu 10 anni fa hai detto che votavi per detto partito perché ti sei iscritto a quel forum e hai detto queste cose piuttosto che altre. Oppure sei contrario all'utilizzo dei pesticidi, eccetera. In internet un'informazione è per sempre, quindi attenzione sempre a quello che si dà. Ripeto, voi potete usare il computer più sicuro di questo mondo, ma il vero punto di sicurezza siete voi stessi. Quindi attenzione a tutto quello che fate, che dite, a quello che comunicate, perché veramente il Grande Fratello ci guarda. Ma il problema è che il Grande Fratello non solo ci guarda, ma si ricorderà benissimo di quello che voi dite e fate. Grazie. L'intervento dell'avvocato è stato straordinario e proprio per questo lui ha toccato un aspetto che mi ha incuriosito particolarmente, che è quello legato a Skype. Lui diceva giustamente che il Grande Fratello ci guarda e bisogna stare molto attenti a mettere le informazioni in rete. E volevo chiedergli: le chat di Skype si possono acclappiare, si possono guardare, si possono rubare, ma la conversazione via Skype, parlo quindi all'avvocato / Hagen, le informazioni, le comunicazioni via Skype si possono intercettare in qualche modo? Tocco allora un argomento, devo fare 2 minuti, poi magari mi prendo uno schiaffo dall'ispettore Niccoli, perché inizio ad andare sul tecnico. Allora, io non vorrei demolire completamente il vostro concetto di sicurezza,
Ma ripeto, se io voglio sapere qualcosa di qualcuno non ho problemi. È un problema di denaro, è un problema di tempo. Ma io posso intercettare legalmente o illegalmente qualsiasi persona. Il problema di Skype io lo posso affrontare in due maniere, cioè posso dire il collegamento point to point che realizzo tramite Skype, per cui invio delle comunicazioni, è legato a un algoritmo la cui rivelazione in questo momento è, diciamo, in un punto grigio. Cioè voi sapete che Skype è stato creato da certe persone ed è stato venduto. Ragazzi, per favore, c'è un po' di silenzio. Pare che a questo, altro soggetto, dei signori che si chiamano CIA ed FBI hanno detto: ci devi dare l'accesso a questo algoritmo. Non si sa esattamente quale sia stata la risposta. C'è il sospetto che però la risposta sia stata sì. Bisogna capire con chi questi due signori, FBI e CIA, abbiano in effetti trasferito o se abbiano intenzione di trasferire la conoscenza di questo algoritmo. Questo consentirebbe la decodifica di tutte le comunicazioni che avvengono point to point su Skype. Ma vedete, è un metodo faticoso. Allora, quando si fanno le intercettazioni, e noi italiani siamo maestri, bisogna avere fantasia. Io per intercettare una conversazione su Skype posso mettermi in mezzo, no, alla comunicazione con l'utente, ma posso anche intercettare da uno dei due punti. Cioè le intercettazioni telefoniche, per esempio, anche digitali, poi a un certo punto passano da quelli che sono i cavi normali. Quindi io intercetto il centrale, non ho bisogno di intercettare in mezzo la conversazione criminale. Stesso discorso per Skype, ma io posso divertirmi. Potrei dire che se lui ha se io ho qualche sospetto e lui faccia traffico di droga e parla con Skype, perdonatemi, potrei mettere un programmino sul suo computer che via via che visualizza la chat mi registra la visualizzazione che la trasmette, come la mette in un file criptato da qualche altra parte. Oppure metto una bellissima telecamera ad alta risoluzione dietro il video, in modo che così lo apprendo via via che lui legge, lo guardo anch'io, cioè come se mi mettessi dietro la sua spalla e così via. Voi capite? A quel punto non è un problema di intercettare nel mezzo, non è un problema, si dice tecnicamente, del man in the middle, è un problema di trovare un modo di aggirare questi vincoli e prendere ciò che si interessa. Quindi dico questo perché non pensiate che ci sono dei sistemi sicuri, anche la crittografia. Bellissimo, uno strumento che ritarda, è uno strumento, ma io vi farei vedere certi programmi di decodifica militari, per esempio israeliani, che sono due passi avanti da quelli che utilizziamo noi, che mi decodificano qualsiasi cosa. Ok? È uno dei nuovi, però ti dico che già i militari israeliani stanno lavorando su sistemi di decodifica per serve per la lotta al terrorismo. Non lo so, ma una domanda un pochino da qualche giorno fuori, ma quale? Lasciando perdere i pubblici come CIA, come FBI, come polizia, se a un colloquio di lavoro mi viene opposto il motivo per l'assunzione, il fatto che io nel 2005 abbia fatto un certo convegno,
qual è l'indirizzo riguardo a libertà di espressione e tutela della privacy? In un colloquio di lavoro. Cioè, si chiedono prima chi è, poi la invito. Oppure trovano un qualsiasi motivo, non per dire guarda sappiamo questo, ma per dirle no guarda, la cercavamo bionda, cercavamo una donna e un uomo non ci interessa. Questo è tutto. Cioè, non, attenzione, che c'è un utilizzo lecito dei dati, ma purtroppo il data mining mi comporta anche, ripeto, è un'attività grigia, cioè può essere bianca, può essere nera. Può nascondermi un trattamento illecito dei dati, questo sicuramente, fermo restando che quando io li metto pubblici sono io che mi do una mazzata sulle parti internet, e poi mi si può sempre dire scusami, ma l'hai detto tu che questo. Scusate, c'è stato un caso, se voi ci pensate, un caso recente che potrebbe essere assimilato. Voi avete visto che nella lista Monti si è presentato un signore che ha un locale sul lago di Massachusetts, che è anche l'editore, mi sembra, di Gay It o Gay TV, eccetera. Su questo ovviamente si è animata tutta una polemica. Ma scusate, voi potreste dire, scusami, qui stiamo parlando di orientamento sessuale, che è materia riservatissima di dati, eccetera, eccetera. Ma lì che cos'è stato fatto? La notizia, l'utilizzo della notizia, le critiche si sono basate su, tutti su dati che provenivano dalla rete ed erano liberamente accessibili. Cioè al momento in cui io metto un dato riservato, io, in comunicazione, è come, scusate, se io mi mettessi in piazza e dicessi, non lo so, applico delle tariffe che sono illecite come avvocato, ok, a quel punto non mi posso lamentare che uno che mi sente dice ma un avvocato mi così applica delle tariffe illecite, che l'ha detto lui. Quindi diventa estremamente, fermo restando che ripeto, dopo il lavoro c'è già, non le diranno mai sappiamo che, ma le diranno guardi le faremo sapere. Ok, lascio subito la parola a Vincenzo Butti. Noi entriamo un pochino più sull'argomento specifico, perché mi pare che la giornata di oggi era riferita all'uso consapevole dei social network, anche se comunque parto da un discorso un po' più lontano. Mi pare che di voi del servizio del 93-94, vero? No, 94-95. Allora, secondo la sociologia voi venite definiti nativi digitali. Voi sapete che cosa significa? Abbiamo altre generazioni che hanno internet. Infatti, quelli nati dal 92 in poi, secondo la sociologia, vengono definiti nativi digitali. Questo significa che avete avuto accesso ad una tecnologia, quella che adoperiamo ancora oggi, che a voi vi sembra la cosa più naturale di questo mondo, quindi già a partire da un telecomando, dall'uso di un telefonino. Io ricordo mia nonna, che era nata nel 1901, mi diceva non credere che sono andati sulla Luna, ti stanno prendendo in giro. Perché? Perché apparteneva a un'altra generazione completamente, per lei era una cosa che il cervello non poteva comprendere. Esatto. Quindi mi riallaccio al discorso di oggi. Noi siamo qui e abbiamo promosso anche questa discussione per farvi capire che voi che siete nativi digitali, per promuovere un uso consapevole della rete e dei social network. Quello che a voi vi sembra talmente naturale, che la mattina, come molti di voi si svegliano, accendono il computer quando vedete se sono arrivati i messaggi, finora abbiamo parlato di quali possono essere i pericoli. Io cercherò di affrontarlo, il collega Nicco l'ha affrontato dal punto di vista legale, io guarderò di affrontarlo da altri punti di vista. Quindi, quanti di voi sanno come nasce internet, per esempio? Prima per scopi, sì, per scopi bellici, prima universitari, poi per scopi bellici. Però sei stato l'unico che ha alzato la mano, gli altri non ascoltano oppure non sanno come nasce internet, no? Ora,
guidare una macchina senza sapere un minimo del suo funzionamento, di come viene, qual è la tecnologia che viene usata per produrla, sì, la porti lo stesso, però davanti a una difficoltà lo trovi in difficoltà a tuo tempo. Quindi io ritengo che internet e i social network siano una delle invenzioni che la storia classificherà, per esempio internet, come la scoperta della stampa, che ha rivoluzionato un modo di pensare. E ora entro in particolare perché ha rivoluzionato. Una volta, per esempio, ragazzi, per favore, non si sente nulla, via, come piano. Come crescevano i ragazzi come voi? Avevano delle piccole piazze virtuali che, se vivevano in una città, potevano essere più grandi, ma in un paese potevano essere strette al valle, quindi crescevano al valle. Oggi un social network che viene rappresentato come una piazza virtuale ci consente di avere delle conoscenze più ampie rispetto all'ambito in cui viviamo. Quello che viveva una volta in un paese e aveva possibilità economiche per accrescere la sua cultura, cosa faceva? Viaggiava al mondo, quindi tornava, che aveva arricchito le sue conoscenze, e probabilmente quella persona, rispetto a quelli del posto dove lui era nato, aveva più possibilità di occupare un posto di lavoro che era di un certo livello, perché aveva avuto questa conoscenza, questa esperienza. Internet oggi ha abbattuto questa frontiera in un certo qual modo, perché a voi vi consente di essere in comunicazione con tutto il mondo. Ma questo qui naturalmente c'ha dei pericoli, qualcosa abbiamo già accennato. Quindi, che cos'è un social network? È la forma più moderna di espressione degli individui attraverso l'uso del web. Giusto? Nel social media c'è il futuro della comunicazione. Però, come tutte le cose, voi sapete, in criminologia, la criminologia che studia i comportamenti devianti delle persone, dice che praticamente la criminalità non si potrà mai, mai, mai esteppare, perché la devianza è un comportamento umano. Quindi fino a che ci saranno gli uomini, ci sarà qualcuno che pensa di usare uno strumento, la tecnologia, per scopi malvagi. Giusto? Ora vi voglio fare un'altra domanda. Prima avete già detto che quasi tutti voi usate Facebook. Vi siete mai posti il problema di sapere perché Facebook è gratis? Si sa, perché basta? Vedi spazio pubblicitario. E basta, qualcun altro c'ha un altro parere? Allora, ci arriveremo dopo, ma praticamente noi vendiamo parte della nostra privacy ad una persona che non conosciamo, e questa è la loro forma di pagamento. Ora analizzeremo anche perché. Vi voglio leggere una definizione. Mi sembra nefissioso. Patto per via. Sì, vi leggo una definizione. Facebook è la più grande banca dati mondiale sui cittadini, sulle loro amicizie, i loro nomi, i loro indirizzi, la loro localizzazione, le loro comunicazioni, i loro parenti, tutto pronto negli USA a disposizione dell'intelligence americana. Se uno ci mette la fine. Sapete chi l'ha detto questo? Ma dopo parleremo di social engineering e vedrai che anche i dati falsi si possono incrociare. Sapete chi l'ha detto questa cosa qui? L'ha detta Julian Paul Assange, il fondatore di Wikileaks. Per farvi capire che mi sarebbe potuto inventarla a me, ma io ci avevo pensato, però, ma non l'ho detto. Quindi voi capite bene che gratis nella rete, in internet, è una parola che esiste ma non significa niente, perché gratis è morto. Quindi, oltre alla pubblicità, Facebook usa i nostri dati, che vende alle agenzie di pubblicità, che studiano i comportamenti degli utenti per mandare una pubblicità mirata. Se no, nelle vostre mail non arriverebbe a essere indizi, queste persone non hanno pubblicità. Scusate, che cosa vi interessano? Se uno va a vedere i termini di utilizzazione, esatto, c'è scritto
Quanti di voi nessuno crede all'atto dell'iscrizione sono andati a leggere i termini di utile? Poi dice, l'hai letto? Difficilmente, guarda, nessuno di noi, sono talmente tardi tutte le volte. E comunque, probabilmente c'è scritto. Oltre al fatto che, come abbiamo detto prima, delle cose che sono su internet, soprattutto su Facebook, rimangono. E quello è il problema. Uno va a cercare lavoro dicendo, fa una domanda di lavoro dicendo, io bevi? No, mai bevuto in vita mia. E su internet c'è una foto dove lui con un boccale di birra alto così, in mezza gente svenuta, si fa vedere, quella foto rimane e quindi la ditta che lo vuole assumere si fa un'opinione, magari quella è l'unica volta della sua vita che ha bevuto. Ecco perché l'uso consapevole consente di non, cioè di pensare sempre quello che si fa come conseguenza. Che come tutte le scoperte umane, no? Anche le armi sono state create per scopo ludico, poi alla fine gli uomini ci hanno fatto la guerra. Anche lì ci sarebbe un uso consapevole da fare e poi l'uomo ne ha fatto un uso distruttivo. Un altro aspetto, quello di Facebook, quello dell'uso consapevole di internet, è questo qui, che dovremmo riconsiderare tutte le relazioni umane. Perché voi dovete sapere che la comunicazione umana è la... Per la maggior parte del suo aspetto, la comunicazione umana è non verbale. Il 93% della comunicazione umana è non verbale, solo il 7% è verbale. Quindi stare sempre su internet, crescere attaccati a internet, non consente, secondo gli psicologi, una, come dire, una corretta... crescita del soggetto nel momento in cui ha bisogno. E faccio un esempio classico. Sapete cos'è la prossemica? Allora, prossemica, sì, la bolla prossemica. Ognuno di noi, a seconda della cultura a cui apparteniamo, abbiamo delle distanze con cui ci interfacciamo con le persone. Io lui lo conosco, siamo amici, ma se io gli vado così vicino, lui che cosa capisce del mio atteggiamento? E lo guardo con... Che cosa capisce secondo te? È un atteggiamento aggressivo, no? È un atteggiamento aggressivo perché nonostante siamo amici io mi posso avvicinare a lui senza che lui consideri il mio un atteggiamento aggressivo entro un certo limite. Se lui fosse una persona che non conosco ho ancora un'altra distanza che varia in base alle culture e popoli. Ancora se lui fosse una persona di rango superiore io avrei ancora un'altra distanza con cui mi interfaccio con lui. Queste sono cose che noi impariamo con la nostra cultura nel mondo a cui apparteniamo e che ci vengono quasi naturali. Internet ha un po' stravolto questo modo di pensare perché noi nel chiuso della nostra camerina dove stiamo interfacciandoci con il computer abbiamo perso un po' di vista questo che qui ci vorrà diverso tempo affinché gli uomini assimilano questo tipo di cultura diversa. In questo tipo di cultura diversa però ci possono essere dei problemi e i problemi sono legati soprattutto a quello che è la percezione del reato. Voi avete visto il collega prima vi ha fatto vedere che ci sono dei reati specifici che sono c'è giurisprudenza, cioè diffamare su internet è considerata vera e propria diffamazione a mezzo stampa. Perché? Perché è una cosa che non rimane in ambito ristretto ma va quantomeno fra gli amici. Se avete un profilo aperto su internet va a 1 miliardo di persone potenzialmente e queste sono cose che dovete riflettere prima di dire di un vostro amico di affibbiargli un epiteto o offenderlo in qualche modo. Voi dovete pensare le conseguenze di quello che fate, mentre il problema è psicologico perché voi nel chiuso della vostra stanzetta non avete ancora sviluppato a livello evolutivo interno la percezione del reato. Ecco perché sanno a scarica a tutto rango, capito? Perché? Non è il tuo, però. E non è il solo, siamo tutti un po' così. Diciamo, no, c'è quel film, non lo guardo. Perché la percezione. Il legislatore in Italia cosa ha fatto? Ha preso la legislazione vecchia e man mano si è dovuto adattare ad internet. L'accesso abusivo a un sistema informatico parte dalla violazione di domicilio. Voi sapete cos'è la violazione di domicilio? Allora, rispetto alla nostra percezione evolutiva che abbiamo, la nostra educazione, no? Se io trovo una porta aperta, salgo le scale del mio appartamento e non è che conosco quello lì, cioè della mia abitazione, trovo la porta socchiusa, entro? No. Perché non entro? Come?
se non sono invitato, però c'è qualcosa dentro di me che io ho introiettato con la mia educazione, in base al ruolo, alla zona dove vivo, che so naturalmente che io lì non posso entrare perché violo la privacy di una persona o perché non sono stato invitato, non perché commetto reato, è una cosa che io ho detto, va bene? Invece con internet io sto navigando, trovo Niccoli che ha il computer aperto, ma io do un'occhiata, non c'è la percezione del reato ancora perché non l'abbiamo introiettata come comportamento deviante, è chiaro? Ecco perché è importante, sono importanti questi incontri, perché voi che siete nativi digitali a queste cose qui non ci fate caso. Infatti secondo i psicologi il problema di stare sempre attaccati a un social network, oltre il fatto che comunque vi penalizza per quello che riguarda il vostro sviluppo fisico, perché voi in quel momento potreste fare altre attività, e fra cui anche la ginnastica, che è compresa in quel periodo, nel vostro periodo di vita, c'è anche un'altra cosa: non essendo mediate le emozioni che ci sono, perché vi manca praticamente tutto il 93% delle emozioni che si provano e che vi consentono di crescere, che sono quelli di capire quando lui mi guarda male, qual è la distanza che devo osservare nei rapporti interpersonali. Gli psicologi parlano di analfabetismo emotivo, capito? La mancanza di consapevolezza e quindi di controllo delle proprie emozioni, dei comportamenti ad essa associati. La mancanza di consapevolezza delle ragioni per le quali si prova una certa emozione. L'incapacità a relazionarsi con le emozioni altrui non riconosciute e comprese, e con i comportamenti che da esse scaturiscono. Capito quindi che è importante che voi state su un Facebook o su un altro social network, ma è importante anche che ne facciate un uso consapevole, soprattutto limitato nel tempo, ok? Allora, è già stato detto, ma ci faccio un ultimo passaggio: come si fanno ad avere le informazioni sulle persone? E è legale, lo fa anche la polizia, io sono vecchio poliziotto, lo posso dire. Ai miei tempi, stavo alla Digos, se quando volevamo informazioni su qualcuno era una fatica incredibile, dovevi conoscere il mondo per arrivare a sapere Sanna che lavoro faceva, capito? Oramai ho preso Sanna, però ho preso lui. Oggi, ve l'ho detto prima, inconsapevolmente lo fanno delle grosse agenzie di investigazione, ma lo fa chiunque vuole sapere di voi. Basta arrivare ad un amico che vi conosce, quello lì, facendo due chiacchiere, spiffera su di voi. Ecco perché dovete essere consapevoli di quello che mettete su internet, oltre al fatto della violazione della privacy, perché mettere foto di un amico, e voi facciamo il tag, Facebook aveva fatto il tag automatico, poi c'è stata una sollevazione popolare, è stato molto limitato, si può limitare con le restrizioni sulla privacy questa cosa qui, perché a quel punto eravamo tutti schedati completamente. Bastava una foto su internet, c'era il tag e tutti sapevano dove eri e che cosa faceva. Oggi l'ultima frontiera dei delinquenti, cioè l'ultima proprio, è quella lì. Uno mette su internet: ah, sto fine settimana me ne vado a Praga 3 giorni, finalmente non ce la faccio più, torno e trovo la casa svaligiata. Avete capito? Cioè questi comportamenti, tutti contenti, perché dice: a che cosa stai pensando nel momento che ti colleghi? Sto pensando e finalmente me ne vado, e io ti faccio pensare un'altra cosa. Questo dovete sviluppare, che ci sono uomini che pensano al male, e quindi voi questo dovete pensare, cioè non è una cosa neutra internet. Con internet si possono fare delle cose terribili, come voi lo vedete, quanti adolescenti si suicidano perché sono stati oggetti di cyberbullismo. È vero, no? Quindi io penso che promuovo un uso consapevole sia della rete che di internet, e vi invito effettivamente ad usarla come mezzo di studio. Io non so se lo conoscete, ma quel signore lì è uno che ci passava le ore da ragazzino, ha usato la rete per una crescita professionale. Lui oggi lavora perché ha usato la rete per la sua crescita professionale ed è
uno fra i più conosciuti al mondo, quasi, in Italia lui gestisce l'iCloud di Aruba. Non so se mi spiego, che è una cosa non indifferente. Questo perché ha usato la rete, io per esempio con internet ci ho preparato la tesoro, per dire, si trova di tutto sapendola usare, nel modo giusto, e quindi questo incontro serve per promuovere l'uso consapevole. Mi raccomando, a parte Sandra. Se abbiamo nominato la parola cloud, volevo farvi una domanda. C'è qualcuno di voi che usa cloud, ad esempio servizi, non so, Dropbox, oppure Google Documents, Box, eccetera, dove potete mettere Flickr di casa per le foto, dove potete mettere foto e documenti online? E per uno di voi? Dillo! No, ci sono dei servizi che vi danno dello spazio online, invece di mettere le cose sul vostro computer, un file, una foto, le potete mettere online, quindi come anche YouTube per esempio mette dei video, sì. Tipo Tito One One. Sono sempre virtuali. Sì, invece che tenere la disca al vostro computer, le magari date lì, però potenti lo potete vedere come il sistema di Android, utilizza Google per salvare. Esatto. Anche questo è una cosa carina, una conferenza sulla sicurezza di un po' tempo fa. Facebook lavora con ci facevano questo esempio, se poi ci mettiamo noi con un pacchettino e vi diciamo, ma dateci tutti i dati dei vostri cellulari o le chiavette USB che avete di Apple, noi ve le conserviamo, poi quando le rivolete ve le diamo, così ce l'avete. Poi te hai fatto un gesto significativo, ci hai detto nei denti. Poi invece arrivano altri servizi da Facebook, YouTube, Casa Web, Flickr, tutti che ci sono, dopo se volete fare. E vi dicono, Google Documents per esempio, ma lo stesso è, ti ho detto, il cellulare mi salva tutti i contatti che ho, per esempio i numeri di telefono, foto, eccetera, e allora vi dicono, ma dateci tutti questi dati che non vi si conservano, è normale per noi, tutti lo state facendo, se usate un cellulare Android o un iPhone fa esattamente questa cosa. E come mai dal vivo non lo fareste, non ce le dareste i dati del vostro cellulare? Perché comunque invece Google è un'azienda seria, comunque è controllata. No, invece è controllata, come diceva l'avvocato, cioè l'utilizzo economico normalmente di tutti i vostri dati è una cosa iscritta nelle clausole, non è legale. Infatti è che non ci si rende conto, per questo per ricollegarmi al discorso che facevano. Senti, abbiamo una ventina di minuti, farà 10 minuti Luca, l'assessore Cecchinelli, 10 minuti, va bene? Proviamo a rimettere un po'. Ha lasciato il Facebook aperto. Allora, questa è una base bene nello schermo che riassume un po' il senso della giornata. Se è su internet non è privato. E in effetti è quello che ci siamo detti, cioè i social media è sicuramente interessante, ma qualcosa che ci costringe in un certo senso a inserire da lì. E soprattutto è pieno zeppo di falsi profili. Allora, chi è prima ha detto io ho più di un account sa di cosa sto parlando. Spessissimo è successo anche con personaggi famosi che hanno interagito con tantissimi utenti in giro per il mondo, salvo poi scoprire che dietro c'è un'altra persona. È troppo facile. Chi è che mi rialzate le mani chi ha più di un account su Facebook? Lo alza la mano. Allora, siccome nessuno di noi ha una doppia personalità, spero. No, ma sono io. Però spesso si ha un doppio account, tanto siamo fra noi ragazzi, si può dire, anche per controllare magari qualche altra persona senza far sapere che siamo noi.
Beh, come ci sei pensato noi a questa cosa, ci hanno pensato tanti, quindi spesso ci potremmo imbattere in profili di persone che non sono quelle che noi pensiamo. E qui c'è un po' il ciclo. Se io pubblico i dati personali, quindi nome, indirizzo, numero di telefono, vanno a finire in un meccanismo per cui finisce per esempio sui motori di ricerca. Chissà di voi che Facebook ha iniziato da pochi giorni un suo motore di ricerca? Si chiama Graph Search. Attualmente fa ricerche solo all'interno di Facebook. Inutile che vi dica che questo è il primo passo per cui diventerà un motore di ricerca e vuole fare concorrenza a Google. E quando qualcuno prima ha detto, capisco perché tutti lo pensiamo, ma se io do le mani e mi date in mano una ditta che è seria, Facebook è una ditta seria? Perché non ride. Perché non ride. Allora, Facebook sta già pensando chiaramente di prendere tutti i dati che sono contenuti al suo interno e farci il suo mega archivio su cui baserà il motore di ricerca che sta mettendo in piedi. Il Graph Search che è nato in questi giorni è il primo passo, il secondo passo sarà fare la cosa più grande. Consiglio già che si può iniziare a dare, quando fate accesso a Facebook, voi usate lo stesso non utente e password che avete sulla posta elettronica? No. Questo è il primo problema, non si usa mai la stessa password su più servizi. Perché? Perché banalmente se uno ve la ruba su un servizio che magari ha dei problemi di sicurezza o che è riuscito a trovare il sistema, accede a tutto quello che è vostro e non solo a quello. Lo saltiamo, ok. Quanti di voi conoscono questa schermata? Alzate le mani. Queste sono le impostazioni di protezione di Facebook. Questo è importante perché se io non mi dovessi ricordare la password, c'ho il modo di recuperarla. Allora, molti lo sottovalutano, perché dicono, vabbè, metto una domanda a caso. Ora, qui c'è già una domanda abbastanza complicata, ma a volte c'è tipo, come si chiama la tua mamma? Come si chiama il tuo animale? Anche la risposta è diversa dall'altra domanda. Vero, però, se io prendo per superficialità questa cosa, per esempio, io metto, come si chiama il tuo animale, e metto il nome del mio animale. Ora, quasi tutti i miei amici sanno come si chiama il mio animale. Quindi, che ci vuole per uno dei miei amici a dire oh, ho dimenticato la password e ve la rubo in 3 secondi? No, ma c'è le foto su Facebook, per esempio. Per esempio. Quindi, questa è una cosa che non dobbiamo mai sottovalutare, perché se qui mettiamo o non mettiamo niente, mettiamo qualcosa di facilmente identificabile, la nostra password è fregata su 2 secondi. Un'altra cosa importante è questa che vedete qui sotto, la navigazione protetta. Quanti di voi sanno cosa significa SSL o protezione o sito sicuro? Se andate su un sito per esempio di e-commerce o andate a comprare una canzone su iTunes o un gioco, quello che è, quando vi chiedono di inserire il numero della PostePay o cose del genere, vedete c'è un lucchetto. Quel lucchetto vuol dire che c'è una connessione sicura, cioè è criptata la comunicazione tra voi e il sito. Facebook, secondo voi, quando vi collegate, ha il lucchetto o no? No, non ce l'ha. Se non mettete una puntatura su quella casella, allora questo significa che se c'è qualcuno che sta intercettando la vostra connessione, ed è facile farlo, vi prende la password anche qui, 2 secondi niente, almeno limitiamo i danni mettendo quella spunta lì. Quanti di voi usano le notifiche di accesso? Cioè, quanti di voi vogliono essere avvisati ogni volta che si accede a Facebook a nome vostro? Nessuno. Quindi se io sto cedendo al vostro account di Facebook in questo preciso momento, voi lo potete sapere. Mettetelo. Ci sono le email e gli sms, potete essere avvisati ogni volta che si accede al vostro profilo Facebook, quantomeno se qualcosa sta succedendo lo sapete. Puoi dare, però hai un vantaggio quantomeno, o se no dai email che tanto l'hai data in sede di accesso che ti arriva la mail. Una cosa ancora più paranoica, ma potrebbe essere utile, è addirittura quella per cui io devo inserire ogni volta che accedo a Facebook il codice di conferma che arriva sul mio cellulare. Ora questo è un po' paranoico, mi rendo conto, ma
questa schermata quanti di voi la conoscono? Questa è un'altra cosa che consente di proteggersi, perché chiede ogni volta che si accende un computer differente da quello che usiamo di solito di mettere un codice di conferma. Quindi vuol dire che se io uso sempre il mio computer di casa per andare su Facebook o il mio cellulare per andare su Facebook, posso dire: se da oggi qualcuno tenta di accedere a un computer o a un cellulare che non è quello che uso di solito, gli chiedi un codice di conferma. Anche questo è molto utile, perché effettivamente io definisco quali sono le macchine che vanno sul mio account di Facebook. Se non è una di quelle, non ci va. Vabbè, la passo per la risparmio. Ok, questa schermata quanti di voi la conoscono? La ricezione degli aggiornamenti. Allora, esiste una possibilità per cui se io voglio leggere quello che voi pubblicate, ma non voglio farmi vedere più di tanto, io non vi aggiungo agli amici, attivo la ricezione dei vostri aggiornamenti. È una cosa subdola se usata male. Può essere utile, per esempio, è logico, se io voglio vedere quello che fa, non lo so, un cantante piuttosto che un attore, quello che è, difficilmente gli chiedo l'amicizia, anche perché c'ha la pagina o comunque c'ha già i 5.000 amici, quindi non puoi ricevere più amicizia, quindi metto gli aggiornamenti pubblici e comunque vedo quello che fa. Nel caso delle persone è un pochino più complicato, nel senso che è un modo per cui io riesco a tenere sotto controllo una persona senza che lo veda più di tanto. Siccome l'aggiornamento pubblico nel nostro caso non ha molto senso, non siamo persone famose che devono avere un aggiornamento pubblico, se noi togliamo la spunta da quella casella, chi vuole interagire con noi ci chiede l'amicizia o se no non vede quello che facciamo. Questa schermata quanti la conoscono? Allora, questa è una cosa che è molto molto importante, perché ecco qua, quando mettete un'applicazione, cioè vai al gioco, e noi almeno personalmente ci metto 4 millesimi di secondo ad andare su quel tasto e salto la schermata a più pari. Errore gravissimo, perché lì sotto vai al gioco c'è tutta una serie di informazioni, su quali informazioni del mio profilo vengono acquisite dal gioco quando lo attivo. Se al prossimo gioco che mettete vi fermate un secondo a leggere quello che c'è scritto lì, vi piglia un po', perché praticamente è un gioco che fondamentalmente non richiede niente, richiede sempre che voi clicchiate da qualche parte, perché per giocare a Farmville mi dovete spiegare a cosa vi serve sapere il vostro indirizzo, la data di nascita, eppure se le prendono tutte queste informazioni. Ma metà delle applicazioni sono virus? Metà delle applicazioni sono virus, senz'altro, e ora io ve l'ho risparmiato perché non voglio sembrare veramente il paranoico della situazione, ma c'è la possibilità di mettere delle password anche per le applicazioni. In modo che, e comunque una cosa veramente assurda, e questa sì la vedete spesso nelle bacheche dei vostri amici, è questa cosa qua che c'era prima, cioè quasi tutte le applicazioni chiedono di pubblicare sulla vostra bacheca il vostro nome, che va bene, cioè se io vedo che lui ha vinto contro di lui a Raso, va bene, sono contento, ma spesso succede che invece vedete le vostre bacheche piene di messaggi strani con link a siti improbabili pubblicati a nome dei vostri amici, e perché c'è quell'impostazione lì. Quindi, a meno che non sia una cosa veramente necessaria, non permettete alle applicazioni di pubblicare il vostro nome, o quantomeno ora questo c'è un nuovo settaggio che dice lo posso vedere solo io, quindi fatelo pubblico ma non vede nessuno. Quanti di voi usano l'impostazione sulla privacy di questo tipo quando mettono uno stato? Quasi nessuno. Però siete qua. Questa è una cosa invece molto importante, perché vi dice chi lo può vedere. Ora, siccome la maggior parte delle cose l'hanno detto molto bene chi mi ha preceduto, possono essere imbarazzanti se vanno in mano a persone che non sono nostri amici, perché a tutti piace scherzare con gli amici, quindi non piace. Però noi si capisce lo scherzo. Chi lo legge dall'esterno magari lo interpreta tutto in un altro modo, o comunque non ci fa voglia di farglielo sapere. Allora, se io metto che lo possono vedere solo i miei amici, ho già fatto un bel passo in avanti, perché comunque rimane nella mia cerchia, non lo vede nessun altro, e posso anche scherzare più liberamente. Oh, qui vedete che si possono fare un bel po' di questi punti, Per esempio, io posso decidere chi può cercarmi attraverso l'indirizzo email o il numero di telefono che ho fornito. Quindi se io fornisco un numero di telefono, è vero che lo do a Facebook, che già non è una bella cosa, ma quantomeno posso evitare che vada in pasta tutto il mondo. Allora, se io qui cambio l'impostazione della privacy, dico lo possono vedere solo i miei amici, che fondamentalmente probabilmente già ce l'hanno,
quantomeno limitate danno. Stessa cosa, chi mi può chiedere l'amicizia? Ma magari mi va bene come la chiedono tutti, ma magari no. Cioè, sarà anche a voi mia se voglio essere amico di qualcuno. E stesso discorso, chi può inviarmi messaggi su Facebook? Spesso anche qui limitare chi può mandare messaggi su Facebook è una risorsa, perché ci arriva di tutto. Altra cosa importante di Facebook, quanti di voi hanno ricevuto richieste di amicizia che non hanno accettato? Avete mai usato questa cosa che appare sotto? Avete visto quando mettete un ora vi appare, ma conosci questa persona al di fuori di Facebook? Questo è importante perché? Perché quando ci sono, siccome ci sono persone che usano Facebook, l'abbiamo visto, per gli scopi più assurdi, se io segnalo che quella persona non la conosco al di fuori di Facebook, mi dice vabbè, questa persona non potrà più contattarti per chiedere l'amicizia, ma non fa solo quello. Facebook questi dati li registra e quando una persona riceve parecchi di quei no, cioè non lo conosco, non so perché mi abbia contattato, gli sospende l'account. Quindi questa persona che si diverte male ha l'account sospeso. Quindi è importante che ognuno di noi dica no, no, io questo proprio non l'ho mai visto e conosciuto. Quanti di voi taggano gli amici su Facebook? Ok. Questo è importante, anche queste schermate sono importanti perché i tag, anche qui, molto probabilmente vorremmo farli vedere solo a chi ci pare a noi. Soprattutto quando, ripeto, siamo in un contesto scherzoso, non capiamo tutto. E stesso discorso, chi può scrivere sul nostro diario? Molto spesso lo lasciamo pubblico, con il risultato che siamo a scuola, stiamo 5 ore a scuola, qualche nostro amico un po' più imbecille nel periodo che siamo a scuola si scrive di tutto, è vero che entriamo a casa e lo cancelliamo, ma per 5 ore quello che lui ha scritto rimane visibile a tutto il mondo. Allora, qui è importante anche qui decidere bene chi scrive e chi non scrive sul nostro diario, prima di pentirsene è bene pensare. Questa è un'altra cosa importante. Sapete che se i vostri amici usano un'applicazione, un gioco, una qualunque cosa, possono decidere che l'applicazione accede automaticamente ai dati dei loro amici, voi compresi? È la cosa, diciamo, accettata come standard. Allora esiste una schermata che è questa nella nostra impostazione, ve la faccio vedere meglio qui, applicazione giochi siti web, che consente di modificare quello che i nostri amici possiedono di noi nel momento in cui lo danno all'applicazione. Se io levo tutto, anche se un amico magari non legge la pagina e dà tutte le nostre informazioni all'applicazione, avendo levato tutte quelle caselline, non gli dà tutta questa roba qui, che vedete può essere anche qualcosa che tipo l'orientamento politico religioso o le mie foto o i miei video o quello che mi piace, sono tutte cose che sono mie e me le voglio tenere per me e che vanno in pasto alle peggio applicazioni. Questo è il discorso della ricerca pubblica. La ricerca pubblica è quel famoso motore di ricerca che si diceva prima. Togliere la casellina da consenti di ricerca pubblica non toglie tutti i nostri dati dalla ricerca pubblica, ma quantomeno ne toglie una bella parte. Quanti di voi hanno subito il passaggio al diario e non avevano voglia? No, piace a tutti il diario, no, però una delle cose buone che ha dato il diario è un maggiore controllo sulla privacy dei post, l'abbiamo vista prima. Che succede però? Questo vale solo per quello pubblicato dopo che avevo il diario. C'è anche qui una impostazione nell'impostazione della privacy che ci consente di modificare anche tutti i vecchi post, quindi possiamo andare a revisionare nei vecchi post chi può vedere e non può vedere il nostro. Quanti di voi hanno usato i blocchi nei confronti di qualcuno? Uno solo, ecco, ok. Anche questo è importante, il blocco non è solo non voglio parlare con te, è anche impedire a una persona l'accesso a quello che non vogliamo. Quindi se qualcuno ci ha dato fastidio, non è sufficiente toglierlo dagli amici, ma consideriamo l'idea di bloccarlo proprio. Bloccarlo significa non vedere più nulla. Ecco, questo è quello che dicevo prima, la privacy consente di avere quel lucchettino che dice solo io, quindi alcune informazioni che io metto perché servono magari al mio utilizzo di Facebook o perché Facebook me le chiede per fare qualcosa, se non voglio andare in giro nel mio diario metto solo io e almeno sono più. I tag che riceviamo si possono rimuovere chiaramente, quindi
usatela anche questa cosa, perché anche senza dire come c'è scritto sotto questo è spam e quindi mandare una segnalazione vera e propria su Facebook, a volte non c'è niente di male, se non voglio essere taggato tutto di nuovo. È una cosa invece che succede spessissimo, come sapete il vostro cellulare ha un vizio molto brutto, attiva automaticamente la posizione. Ora, sì, bravissimo, siccome dove sono, ma saranno anche un po' cavoli mia, ma detto proprio le volere, togliete sempre la posizione, perché come vi hanno detto correttamente prima, conoscendo la vostra posizione si possono fare tante cose che non ci piacciono, non vanno bene. Quindi se non è strettamente necessario a quello che stai scrivendo, togliete sempre la posizione. Scusa, che quella ma possono anche uscire con la loro fidanzata e mettere loro a giocare. Esatto. Per dire, no? Per dire. Perché, ma sì, dice tanto dov'è? È giocare a pallone. Esatto, è così. Poi è vero però. Non te ne accorgi, sto giocando a pallone. Oppure banalmente io scrivo sono a Disney World e mi sto divertendo tantissimo e sotto pubblicato da Terme di Roselle. Insomma, non è proprio ok, questo è il messaggio con cui vorrei lasciare Facebook e voi. Questi sono i maiali nel capanno che dicono ma incredibile, ma ti rendi conto che non paghiamo niente per stare nel capanno e ci passa anche il cibo. E in realtà il messaggio è: se non paghi non sei il cliente, sei il prodotto che viene venduto. E questo è esattamente quello che succede quando noi usiamo i social network, cioè noi diamo i nostri dati e diciamo ma ti rendi conto che non ci fanno pagare gratis, in realtà non ci rendiamo conto che siamo carne dal macello, ma poveri maiali che sono tanto felici. Finiamo. Allora
Cercherò di essere molto 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 sintetico in questi ultimi 5 minuti. Vi faccio una sola domanda. Chi è che conosce il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossi? Io voglio lui. L'aria di Figaro, no? Quella famosa. Ora, sarà lui ad accompagnarvi nel mondo dei social network. Vi spiego perché. In un'area del barbiere di Siviglia, Gioacchino Rossini spiega cos'è una calunnia e dice, vado a memoria, quindi scusate se ogni tanto salto qualcosa, dice: la calunnia è un venticello, una uretta assai gentile che insensibile, sottile, incomincia a sussurrare, piano piano comincia a muoversi, e dice piano piano, terra terra, sottovoce, comincia a muoversi tra le orecchie della gente, no? Va scorrendo e va ronzando, dice, continua così. E poi dopo, piano piano, la calunnia diventa, girando tra persone, quindi facendo questa sorta di passaparola, racconta Rossini, diventa una sorta di terremoto, lui dice un tremoto, un temporale che fa l'aria rimbombare. E il colpevole, quindi il povero calunniato, anzi meglio, quindi risente di questo grande danno, no? Difeso dalla calunnia. E lui muore alla fine, perché praticamente si trova costretto a morire in pratica, perché tutti ormai sanno di questa calunnia e lo giudicano, lo colpevolizzano. Ecco, un po' ragionando su quest'area di Rossini mentre si parlava qui questa mattina, mi veniva molte volte in mente lui. Tengo a sottolinearvi questo, cioè che un po' come la calunnia di Rossini, i social network sono un po' questa sorta di, alimentano questo tam tam, no? Che fa profondamente male alla comunicazione. Io di mestiere faccio giornalista, qui a Grosseto mi diverto con un piccolo giornale per ragazzi, un'esperienza unica e anche meravigliosa a dire il vero. E non vi nascondo che i social network sono per la comunicazione un'arma meravigliosa, uno strumento meraviglioso, perché permettono di diffondere le informazioni in maniera molto semplice, molto agevole. Basta che io possa diffondere una notizia a uno di voi che ha magari un account di Facebook, e poi voi la rilanciate, no? Si dice postare una notizia in pratica. Quindi postate la notizia va ai vostri amici, che va ai vostri amici degli amici, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il lavoro del giornalista ha una responsabilità tutta particolare, soprattutto nel mondo dei social network, no? Mentre prima, scrivendo su un quotidiano, su un giornale di carta, la comunicazione sapevamo dove andava a finire, magari uno si poteva portare il giornale di carta a casa o lo passava all'amico, il social network comincia a creare qualche problema in più. E quindi, e questo è il consiglio che vi do, che è un consiglio fondamentale da parte degli utenti, è quello di stare profondamente attenti alle fonti. Cioè, non è che tutte le notizie che vengono postate su Facebook sono notizie vere, e non è che tutte le notizie che trovate in giro sui social network sono notizie attendibili. Il compito del giornalista è anche quello di andarle a verificare, queste notizie, controllarle. Se io vedo che c'è qualcuno su un social network che dice, che ne so, un ministro, per dire, no? Che dice io mi dimetto, la prima cosa che devo fare è capire se quel social network, o meglio, se quel profilo è un profilo attendibile. Che so, parla il ministro degli esteri, dice io mi dimetto. Se è il suo profilo, ci credo un po' di più rispetto che magari quello sia, magari, che so, un profilo farlocco, oppure un profilo che non ha, che non è direttamente riconducibile a lui, ok? Quindi, quando navigate, controllate sempre l'attendibilità della fonte della notizia, cioè chi è che dà quella informazione, ok? Questo è l'aspetto importante, perché altrimenti poi, alla fine, noi alimentiamo la calunnia di Rossini nel barbiere di Siviglia. Quindi, mi raccomando, questo è l'aspetto più importante che tengo a dirvi sulla base della mia esperienza personale. Noi, quando voi vi trovate davanti a un giornalista, di norma, o meglio, sempre, perché deve essere così, perché è un nostro principio etico,
dobbiamo necessariamente rispettare determinati parametri, quindi dobbiamo controllare l'attendibilità della notizia, sempre, non possiamo mai esulare da ciò. Quindi, quando vi trovate davanti a un giornalista, sappiate che se rispetta determinati parametri etici che sono dettati dalla deontologia professionale e in qualche caso anche dalle norme, mi raccomando, potete stare un po' più tranquilli, in sostanza. Certo è che però, se la notizia viene da qualcun altro, cominciate a ragionare sull'attendibilità e diventate in quel caso anche voi dei giornalisti, o meglio, anche dei, tra virgolette, poliziotti, cominciate ad indagare anche voi sull'attendibilità o meno di quella notizia. D'accordo? La cosa importante, che è, chiudo, un aspetto fondamentale nel panorama della comunicazione sul web, è il diritto all'oblio, che è un diritto molto particolare, che è entrato nella giurisprudenza soprattutto in questi ultimi anni, proprio perché il web è praticamente come se fosse un unico grande archivio senza fine. Noi ci troviamo davanti a questo tipo di... Prego? Noi ci troviamo davanti a questo tipo di problema, cioè mettiamo notizie anche di cronaca e raccontiamo i fatti delle persone, anche grazie magari raccontando l'attività delle forze dell'ordine. Quando raccontiamo queste cose raccontiamo di fatti anche brutti, raccontiamo di persone arrestate, di fatti di cronaca, però poi ci dobbiamo rendere conto che il lavoro del comunicatore, il lavoro del giornalista, è un lavoro che profondamente tocca l'umanità delle persone. Ora, nel caso in cui una persona ha commesso un reato e il codice penale lo dice, o meglio lo dice anche la Costituzione, il reo dopo deve essere riabilitato, quindi viene riabilitato, è giusto anche che abbia il diritto a non comparire più come quello che so, ha fatto l'hacker, ha fatto l'intrusore, no? il cracker, eccetera eccetera, oppure quello che ha commesso un determinato reato, tipo il furto d'identità. Ok? Quindi la cosa importante è anche per noi giornalisti in questo periodo soprattutto, è anche il diritto all'oblio, cioè garantire la libertà di informazione e di espressione, quindi raccontare i fatti per quelli che sono, però poi allo stesso tempo fare in modo che una persona che magari è stata condannata 10 anni fa non possa essere ricordata sempre per questa storia, salvo che non ci siano dei principi legati alla libertà di espressione, di informazione e al diritto di cronaca. Quindi è normale che se parliamo di una persona che 10 anni fa era, che so, ministro ed è stato arrestato per corruzione, questo ministro, se fatto i suoi anni di carcere, torna in politica, allora è opportuno per diritto di cronaca che venga raccontato questo. Tutto qua. Grazie. Ragazzi, grazie a tutti per l'attenzione, spero che avete trovato una cosa interessante, qualcosa di tutti questi discorsi, ma anche di questi studenti di macro. Grazie.